ci sono gli uffici amministrativi che si occupano anche della gestione di beni e servizi. Bene, chiediamo ai dirigenti di convocare subito SAF con noi per parlare di questa questione, perché lo diciamo, i lavoratori sono in sciopero da 2 giorni, ma sono determinati ad andare fino in fondo, perché queste distribuzioni non permettono di arrivare a fine mese. Non stiamo giocando, stiamo parlando di persone, lavoratori poveri, stiamo parlando di persone che si spaccano la schiena e non riescono ad arrivare a fine mese. Allora, lo diciamo, vogliamo il cambio del contratto collettivo non applicato, vogliamo il contratto del trasporto merci logistica e non il contratto delle pulizie multiservizi, che è un contratto povero, che è un contratto che secondo noi dovrebbe essere dichiarato incostituzionale, perché non garantisce quella dignità ai lavoratori che è prevista dall'articolo 36 della Costituzione. Ahimè, però questo contratto è un contratto legale, perché è firmato da CGIL e CISL e UIL, che ritengono che questi contratti siano sufficienti a garantire una vita dignitosa ai lavoratori. Bene, così non è, così non è. E allora oggi siamo qui davanti e chiediamo ai dirigenti, che magari sono presenti in questi uffici, di scendere, venire a parlare, a capire quali sono i problemi di questi lavoratori che lavorano per l'Università di Padova. Certo, sono lavoratori indiretti, ma sono sempre lavoratori che lavorano all'interno dell'Università di Padova. E quindi l'università deve vigilare sugli appalti, deve capire quello che sta succedendo. Lo ribadiamo, siamo qui sotto oggi, è il secondo giorno di sciopero, ma siamo determinati a tornare. Abbiamo lanciato un primo pacchetto di 2 giorni per vedere se c'era qualche apertura da parte di SAF e da parte dell'università. È evidente che se non arriveranno segnali in questo senso, saremo costretti a continuare nella nostra lotta. La prossima settimana abbiamo in mente di continuare con lo sciopero e intensificare anche le iniziative di lotta, perché lo ribadiamo, questa è una lotta per la vita, non stiamo scherzando, si tratta della vita di lavoratori e delle loro famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese per colpa di questi contratti di merda, diciamolo, secondo e terzo livello del contratto delle pulizie multiservizi, inaccettabile. Come inaccettabile il fatto che l'università non voglia confrontarsi su queste questioni. Allora invitiamo i dirigenti, i funzionari, invitiamo anche gli RSU dell'università, che già ieri sono venuti a portare solidarietà al presidio che abbiamo organizzato, a scendere un attimo con noi, a capire quello che sta succedendo e perché dei lavoratori oggi sono qui davanti e sono determinati ad andare fino in fondo in questa battaglia.